suono delle sirene delle barche, compagne di una vita passata fra le onde del mare Adriatico, hanno accompagnato l'ultimo viaggio di Camillo Grosso per tutti Mimmo per anni alla testa degli armatori di Pescara. Grosso è stato il punto di riferimento della marineria del capoluogo adriatico, che nell'ultimo decennio ha dovuto fronteggiare tante difficoltà, la mancanza del pescato, i problemi del mare e poi, primo fra tutti, l'insabbiamento del Porto Canale. Mimmo è stato uno di quelli che ha saputo portare avanti, ha elevato il livello culturale di tutta la marineria pescarese, ma io dico abruzzese, perché è riuscito a portare a termine una battaglia per quanto riguarda la difesa della sicurezza in mare dei pescatori, il dragaggio. Mimmo è stato in grado di convincere tutte le imprese della pesca di stare un anno fermo e far capire loro che stare fermi in banchina significava sensibilizzare il governo e a dare loro il giusto merito. I colleghi della marineria lo hanno voluto omaggiare con il suono delle sirene, ma soprattutto con un lungo e commovente applauso. Mimmo Grosso, 58 anni, ha lottato fino all'ultimo contro il Covid-19 che lo ha strappato ai suoi affetti più cari in appena un paio di settimane, dalla fine di marzo, in cui aveva postato la sua foto nel letto dell'ospedale di Pescara, in cui era stato ricoverato per la prima crisi respiratoria. Ieri c'è stato il decesso dopo l'ultimo disperato tentativo di salvarlo all'interno della rianimazione dell'ospedale di Atri. Dopo l'omaggio al Porto Canale, il feretro è ripartito per il funerale che si è tenuto questo pomeriggio all'interno del cimitero di Pescara Colli. Un addio intimo e breve, come dettato dal decreto del governo contro il coronavirus, che ha vietato le funzioni religiose.